Nel precedente episodio di Far Cry 4 La Valle degli Yeti. No. Poteva essere tipo trova il baretto. Olle, eccolo là, un bruciorino e poi passa tutto. Ah, mi tirano le frecce. E io ti tiro i proiettili. Attacchiamo la stazione da sud. E ti vuoi dirmi anche fra quanti minuti arrivi? Non so, ti preparo qualcosa da mangiare, io. Buongiorno, Kirat! Sì, ancora! Tutte le mattine che sto buongiorno, Kirat, della minchia! Ah, i rotti, i coglioni! Ah, i villici si rivoltano! Meglio levarci dei coglioni! Salve a tutti! Io sono The Long Gamer e oggi siamo nel secondo episodio di Far Cry 4, La Valle degli Yeti. Anche se non ne ho incontrato nemmeno uno finora. E vabbè, santo cielo, quanto mi sono... Oh, c'è la slitta! Mia, che c'ho il patentino per la slitta. Whee! Au! Come volevasi dimostrare. Ah, ok. Sembra proprio che sarò costretto a trovare il pilota di merda questa volta. Sicuramente il pilota sarà a darmi le indicazioni per il baretto. Ah, che strade comode! Fatta niente. Mi succede spesso. Però... E complimenti per la sicurezza soprattutto, eh? Oh, ma che bel luogo ospitale. Dove cazzo sto andando? Buongiorno. C'è nessuno? Sto cercando un pilota, mi tocca. Farei anche a meno, ma tant'è. C'è gente che mi guarda. Porco cane. Chi è là? Là. Porco cane, di nuovo quelli del WWF, mi sa. No, ma sono dappertutto qua in Kirat, eh? Adesso vi faccio vedere io. Ah. Olè! Fuori una. Io volevo farla in stealth di nuovo. Questa volta ce la devo fare a farla in stealth. C'è stato nessuno, scivolato su una freccia. Di testa. Sono incidenti che succedono. Fermo. Che mira di me. Ma che cazzo hanno da urlare? Raia. Ma che cazzo. Cioè, mi scusi, ma mi ha tirato una molotov. Ah! 2 secondi che spengo il fuoco. Ecco. Dicevo, mi scusi, ma mi ha tirato una molotov e ha preso fuoco anche lei. Cazzo, vedo proprio che assumono gente con esperienza e abilità qua, eh. Una bella palpeggiata a cadaveri che non guasta mai. Ma che bei posticciuini comunque, eh. Sulla vista non si può discutere. Complimenti. L'accoglienza è un po'... passabile. Non so se qui abitualmente si tirano molotov agli ospiti. Il paese che vai, d'altronde. Cioè, scusate, ma se mi dovete fare l'assalto, mancava solo che mettevate i cartelli. Sì, ti stiamo aspettando, perché mi l'avete urlato da 2 chilometri più in là. Minchia, proprio oggigiorno assumono di tutti. Ah. Sento ancora delle voci. Vediamo un po' chi c'è di bello qui. Salve. No, no, e che Christoph. Dai, buono. Buoni, rompi coglioni. Qualcuno vuole un coglione alla brace? Fermo lì. Via, fermo. Ecco, bravo, ora stai fermo. Minchia. Ah, voi siete i colleghi dei monaci dell'altra volta, eh? Quelli che non mi hanno neanche aiutato. Prego, prego, continuate, non vi disturbo. Anche lei, faccio finta di niente. Buongiorno. Lei ha l'aria da pilota. Come la libero? Aspetti che la libero, eh. Forza, andiamo.
Ah, ma sei stronzo! Minchia! Tutto questo per aver preso la pelliccia di Orso Barraietti l'altra volta. Ma si può essere più rompicoglioni? Dove sono? Dov'è la mia roba? No, la prima domanda che ti devi fare è che cazzo era quella roba che è appena successa, ciccio. Yeah, mi hanno ciullato tutto. Grazie, eh. Maledetti. Signori, buongiorno. Vengo in pace. C'è nessuno? Permesso? Oh, vedo che con l'arredamento avete fatto passi avanti, veramente, eh. Complimenti, fa un po' rustico se vogliamo. Però dai, è un po', lo rende pittoresco, molto, molto locale, eh. È che non lo so, i teschi per terra mi fanno tanto 2008, io ve lo dico, ormai sono passati di moda, eh. Però, tutti i gusti sono gusti, chi sono io per giudicare? Ma vedo che di là si divertono, io allora vado da questa parte a sto punto. Non vorrei disturbare, non sia mai. Oh, buongiorno! Certo che lei non è puccioso come lo Yeti di Monster & Co. No, no, guardi, continui a mangiare, io non la disturbo. Visto niente, è successo niente, vada tranquillo, vada tranquillo. Volemo se bene. Buongiorno. Vedi? Lei ha bevuto troppo. L'alcol fa male, glielo dico io. Mi servirebbe proprio un rampino adesso. Un rampino? Mi servirebbe un baretto. Adesso sì che è una scusa per bere. Io mi nascondo un attimo qui per 2-3 anni, eh. Lei faccia come se io non ci fossi. Ah. Chi è che annusa? Salve. Lei faccia come se io non ci fossi, eh. Ma guardi. Minchia, c'ha l'alito un po' pesante il signore. Vuole una mentina? Ecco, lei stia tranquillo. Io me ne vado, non la disturbo. Passavo di qua per caso. Se la smette di ruttarmi in faccia, lo trovo molto maleducato. Faccia lei, io non so che abitudini ha lei, ma... ah. Non c'è più rispetto a questo mondo. Ah, via, non mi ha visto. Dove cazzo devo andare? Posso dire che mi sto leggermente cacando in mano? Io non ho visto nessuno. Se non lo vedi non esiste, se non lo vedi non esiste. Ah! Lo sento dovunque. La fuga è fatta. Ok, è fatta la cazzata. Ah! Ah, tu non mi raggiungi, tu non mi raggiungi. No, si è offeso? No, vabbè, venga qui, non faccia l'offeso. Aia, fa l'offeso e lo stronzo allora. Con te non gioco più. Ma guardate. Mi dia le cose qua, ingegnere. Lei è una persona molto maleducata, io glielo dico. Non è modo di trattare gli ospiti. E continua a ruotare in faccia. E mi tirano le pietre. Ma i giovani al giorno d'oggi non hanno proprio più rispetto. L'uscita. Però se il signore mi sta sempre attaccato ai coglioni. Parlavo proprio di lei, guardi. Ma si levi dalla minchia. Un 4 secondi. Ho la tattica dell'anno. Ok, la tattica non funziona e mi sono anche leggermente cagato in mano. Vai. Non mi ricordo il tasto. No, era la E. Corri, non guardarti indietro. Porca la puttana, ce l'ho dietro. Ok. Tutto bene. Ah. Vaffanculo, stronzo. Non mi vedono più da queste parti. Aspetta che vado sul sito di Trivago. Gli faccio io una bella recensione a sto Kirat. Mi serve aiuto. E a me serve un baretto, ciccio. Tutti abbiamo problemi e necessità. Oh.
Ancora il signore di prima, fuggi giù dalla montagna. Perché si fugge anche su dalla montagna ogni tanto. Ah, no, no. No, au, 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 ok, ok, ok. Poteva andare peggio. Faccio in vena di droghe. E io la giù come ci arrivo. Senza spappolarmi ogni singolo osso del mio giovine corpo. Tutta sta fatica e poi si scopriva che c'era il sentiero. Storia della mia vita. No. C'era veramente il sentiero. No, perché mi incazzo, eh. Questa volta tutto stealth. Promesso. Mi spariscono le rocce. Aspetta. Oh, oh, eh sì. E vabbè, succede. È un fenomeno naturale del Kirat. Là c'è un signore. Vediamo se è così gentile da prestarmi l'arma. Scusi, buon uomo. Ecco qua. Risolti tutti i problemi terreni. Au, au, e tanti saluti allo stealth, ti pareva. Ma perché tanta violenza? Eccoli. Puoi non dire che non ti avevo avvisato, eh? Un attimo, un attimo. Un attimo, un cazzo, come il tuo socio di prima. Va, va il pirla di turno che ha dato fuoco a mezzo Kira. Bravo, eh? No piromane, pirlomane. A Robin Hood, hai rotto i coglioni, eh? E cinguetta sta minchia. Ho trovato un porno d'epoca. Era praticamente uno di quelle riviste dove si tiravano su la veste fino alla caviglia ed erano tutti lì che si sboravano attorno. Oh. Vediamo se la mia attrezzatura è qui. Salve. Vorrei la roba che mi... Mi spuntano oggetti così. Ah, anche stavolta lo stealth mi è sfuggito. Meglio levarsi dai coglioni qua che non è giornata, oh. Che era? Ah! Fanculo, madre natura! No! Accuccia! Accuccia uno, accuccia due, accuccia tre. Ah, non faccia lo stronzo anche lei? Porca puttana, ho sterminato un'intera... Chi è là? Chi è là? Ti ho visto! Un altro dei cugini di Robin Hood. Ah no, no, tu sei quello. Aia. Segno io a sparare alla gente che sta. Ancora lupi. Ma la smettiamo? Ah! E che? La natura mi vuole uccidere. Il WWF mi vuole uccidere. Gesù. No, eh. No, anche le aquile. No, anche le aquile. No! Testa di minchia maledetta, tu ci muori! Ah ah! Cristo! In 30 secondi mi hanno attaccato 8 lupi! Un rompicoglioni col mitragliatore e le aquile! E santo Dio! Ah. Adesso avrò i prossimi 20 minuti da passare a scuoiare vivo tutti. Scuoio vivo anche il signore che mi ha sparato. Credo che in 30 secondi devo aver sterminato metà della popolazione di lupi del Kirat. Cazzo, adesso sì che il WWF avrà un altro motivo per avercela con me. Ragazzi, che giornata difficile, veramente. Mi hanno tirato sassi, mi hanno sparato, mi hanno sbranato i lupi, mi hanno assalito le aquile. Di tutto, di tutto. Ancora lupi! Signori? Oh, una volta tanto hanno ucciso quelli del WWF. Porco cane, vi sta bene. Adesso vediamo se la vostra politica... No, non uccidiamo gli animali che ci stanno sbranando. Va tanto bene. No, no. Signore, mi spiace, ma l'esperienza insegna. Ah, rieccomi qua a casa, dolce casa. Santo cielo. Ho bisogno di riposarmi, veramente. È stata una giornata difficile e traumatica. Sono giunto alla conclusione che questo posto sia veramente pericoloso. Oggi mi hanno attaccato pressoché tutte le specie animali sulla faccia della terra. Cazzo è adesso? Sto facendo l'outro. Chi è che rompe i coglioni? Ma che cazzo? Ah, vaffanculo. Che cazzo? Non si può neanche fare un outro in santa pace. Ecco. Me l'hai rovinata. Vado a farmi un goccetto che è meglio, va.
Io ci riprovo. Buongiorno, Kira! Sì, ancora! Adesso vengo lei a ditato cinghiato sulla schiena, non devo rompere i coglioni! E vediamo se continui! No, vabbè, scherzavo! E io ti prendo cinghiato per davvero, invece! Ah, ma che giornata di merda! Anche per questo episodio è tutto! Spero che il video vi sia piaciuto, se possibile mettete un mi piace ed iscrivetevi, magari lasciate un commento e condividete. Noi ci vediamo nel prossimo video, se il villico non mi piglia. Ciao! Villico, io sono intoccabile! Ah! Perché mi odi, madre natura?